Ciao a tutti e ben trovati per questo nuovo appuntamento con Impara l'Orienteering, serie di video promossi dalla Federazione Italiana Sport Orientamento, la FISO. Siamo arrivati al settimo episodio e in questa breve lezione vi parlerò di uno strumento molto importante per l'orientamento che è la bussola. Andremo a vedere com'è fatta e come si può utilizzare per appunto fare orienteering. Che cos'è la bussola? Abbiamo visto nei video introduttivi come sia lo strumento che ci indica il nord e dopo da questa informazione poi noi possiamo utilizzarla per tante cose legate appunto al nostro sport e non solo. Una bussola classica da orienteering è formata da una base fissa con sopra varie parti che possiamo poi utilizzare per le varie operazioni di orientamento. C'è sempre un ago magnetico, che è quella freccetta rossa che si muove, che indica appunto il nord. Ci sono delle frecce, delle linee di orientamento, ci sono le frecce di direzione legate alla base fissa e c'è una ghiera che può girare con scala graduata. Andremo a vedere come. E appunto, l'ago magnetico è quello che punta verso nord, di solito è quello di colore rosso, da non confondere con quello che punta a sud. La ghiera girevole che presenta una scala graduata da 0 a 360 gradi, voi sapete che 360 gradi sono un angolo giro, quindi il giro completo come negli angoli della geometria è diviso in 360 gradi e indica in questo caso i valori di azimuth. Andremo a vedere che cosa vuol dire azimuth tra un attimo. Ci sono questa freccia e linee di orientamento che sono delle linee parallele che ruotano insieme alla ghiera girevole, mentre l'ago continua a puntare verso nord, quindi noi possiamo ruotare la ghiera, ma non andiamo a muovere l'ago magnetico, quello punta verso il nord reale. E sulla base della bussola è posizionata invece la freccia di direzione che rimane fissa e si muove insieme alla base, soltanto se noi muoviamo proprio fisicamente tutta la bussola. E chiaramente abbiamo detto la bussola indica il nord, riusciamo a capire tutti gli altri punti cardinali? Sì. Chiaramente se sappiamo da che parte sta il nord, possiamo capire anche da che parte sta il sud, che è nella direzione opposta rispetto a nord, e possiamo anche posizionare est e ovest. Di solito conviene pensare se guardo verso nord, l'est sta a destra e l'ovest sta a sinistra. Cercate una soluzione mnemonica per ricordarvelo, ma alla fine, una volta che me lo ricordo, sono sempre dalla stessa parte, quindi se cambia nord cambia chiaramente anche sud e anche est e ovest. Quindi conoscendo dov'è il nord, questo te lo dice l'ago magnetico della bussola, sappiamo anche dove sono gli altri punti cardinali. Ci sono questi quattro punti cardinali principali e poi abbiamo appunto nord-est che va a indicare il punto cardinale che sta a metà tra nord-est, nord-ovest, tra nord e ovest, sud-ovest e sud-est. Questi sono i punti cardinali intermedi che possiamo utilizzare per rendere più precisa la nostra direzione. Questi punti cardinali sono spesso legati anche alle direzioni dei venti e un disegno che assomiglia molto alla bussola a volte lo osservate guardando la rosa dei venti. E infatti, che cosa ci indica la rosa dei venti? Ci indica quali venti soffiano in quella direzione. Quindi se a nord viene legata la tramontana, a nord-est il grecale e possiamo andare avanti così con tutti i vari venti. E ci sono qui anche alcune parole che sono spesso usate per indicare i punti cardinali. Il settentrione è il nord, il meridione, il mezzogiorno per indicare il sud, est sta a oriente e ovest a occidente. E come mai questo? Se avete un po' imparato a scuola come si possono capire i punti cardinali guardando ad esempio il sole, sappiamo che il sole a mezzogiorno sta verso sud nel cielo italiano, nel cielo dell'emisfero nord del mondo. Sappiamo che l'est sta a oriente o a levante, dove sorge il sole, e l'ovest sta a occidente o a ponente, dove appunto il sole va a tramontare, quindi il sole va da est a ovest, però restando leggermente verso sud, ci troviamo nell'emisfero nord del mondo. In questo modo è un modo per magari anche memorizzare i vari punti cardinali e la rosa dei venti.
Abbiamo detto che l'ago della bussola punta a nord, però si sente parlare spesso di nord magnetico e di nord geografico. Sono circa la stessa cosa, permettetemelo, sono vicini questi due, ma non sono esattamente la stessa cosa. Il polo nord geografico è l'intersezione tra l'asse terrestre e la superficie del pianeta dell'emisfero boreale, quindi dell'emisfero nord, e è proprio quello che noi indichiamo come polo nord, quello che nell'immaginario collettivo è in cima, nelle mappe è in cima alla Terra, diciamo così, anche se chiaramente non c'è un sopra sotto. L'asse di rotazione del terrestre è intorno al polo nord geografico, quindi è quello che è il polo nord dei mappamondi, diciamolo così. Però dall'altra parte, all'interno della Terra c'è una specie di calamita che ha un polo nord e un polo sud. Se avete in mente i magneti, quelli che si attirano e si respingono, da una parte attira, dall'altra respinge, immaginatevelo un po' così. Questo polo nord magnetico è il punto della superficie terrestre che attira di fatto l'ago della bussola. Il campo magnetico terrestre che c'è, grazie appunto agli effetti magnetici della roccia di cui è formato il globo terrestre, ha un nord magnetico che non è esattamente coincidente con il nord geografico, è lì vicino, però qualche grado di differenza c'è. Le bussole appunto puntano verso il polo nord magnetico, quindi è difficile parlare di polo nord o di un nord solo, c'è il nord magnetico e c'è il nord geografico. Chiaramente la bussola, essendo un dispositivo che funziona grazie al magnetismo terrestre, punta verso il polo nord magnetico. Abbiamo visto nel video introduttivo come possiamo utilizzare la bussola per orientare una mappa d'orienteering, ricordandoci sempre che la mappa deve essere orientata, ossia girata in modo che la sua rotazione, il modo in cui la tengo, deve corrispondere con la realtà. Tante volte ignorando il fatto che ci siano delle scritte sulla mappa, può essere anche che la tengo con le scritte completamente storte, ma allo stesso modo può essere orientata correttamente. Perché voglio che gli oggetti che ho intorno a me corrispondano con quelli che vedo sulla mappa, quindi se ho un oggetto che deve stare alla mia destra sulla mappa, devo vederlo a destra anche nella realtà, e così via. Tenendo le frecce del nord indicate sulla mappa orientate, quindi puntate, direzionate verso il nord della bussola, ottengo l'orientamento della mappa e quindi chiaramente una corretta posizione reciproca tra me e gli oggetti che mi circondano. Alcune utilità pratiche da ricordare: la bussola deve essere completamente orizzontale quando la utilizzo, per permettere all'ago calamitato di muoversi liberamente. Se la tengo in verticale non sempre gira nel modo corretto. Quando utilizzate una bussola non state sotto a cose che potrebbero interferire con il campo magnetico, quali linee elettriche, grossi oggetti metallici. Anche se la appoggio su una panchina, su un tavolo con del metallo, questa bussola smette di funzionare correttamente. E per orientare la carta non devo ruotare la bussola, perché non succede niente, il nord rimane lì, devo ruotare la carta, la mappa da orienteering. Abbiamo parlato prima di azimut e andiamo a vedere bene che cos'è. La definizione ci dice che l'azimut di una certa posizione dove vogliamo andare è l'angolo che c'è tra la direzione del nord, quello che ci dà la bussola, e la direzione in cui vogliamo appunto andare. Che cosa vuol dire questo? Posso calcolare questo azimut, sarà proprio un angolo, un valore numerico in gradi di un angolo. E vediamo un disegno per capire come funziona. Per andare a calcolare l'azimut di una certa posizione, di una certa direzione, noi siamo per esempio nel punto A, vogliamo andare nel punto B, prendo la mia bussola, prendo la freccia di direzione, che è quella sulla base della bussola, e la metto in direzione da A verso B, quindi la punto verso il punto B, diciamo così, e a questo punto la mia bussola è inclinata verso la direzione in cui voglio andare. Prendo la ghiera e la ruoto in modo che le frecce di orientamento, quelle linee parallele che sono dentro la ghiera, che si muovono con essa, le metto verso nord, come vedete nell'immagine indicata. Se le linee di orientamento vanno verso nord, vado poi a leggere il numerino sulla ghiera corrispondente alla direzione della freccia di direzione, corrispondente alla direzione della base della bussola, e quel numero lì è proprio l'angolo di azimut che mi va a indicare, in questo caso nel disegno siamo a circa 40 gradi, l'azimut è circa
40 gradi, quindi, per la nostra direzione da A a B, 40 gradi rispetto al nord. Ho calcolato appunto l'azimut di un punto. Posso utilizzare delle analoghe procedure con ruotando la ghiera, anche se voglio, ad esempio, procedere in una direzione ben definita. Pensiamo ad esempio di voler andare ad est. Come faccio? Ruoto la ghiera girevole fino a quando la lettera E o la parola est, sulla scala graduata c'è sempre un'indicazione, si allinea con la freccia direzionale, quindi quella davanti a me, sulla base della bussola. A questo punto ruoto in modo da avere l'ago magnetico sovrapposto alla freccia di orientamento e quando l'ago magnetico è sovrapposto alla freccia di orientamento, cioè quella del nord della ghiera, e la mia direzione, la mia freccia direzionale, la mia bussola punterà in direzione est appunto. Continuo ad andare avanti così, se il terreno diventa sconnesso o se devo spostarmi un po', basta ogni tanto ricontrollare che il nord magnetico corrisponde sempre con la freccia d'orientamento che sta sulla ghiera della bussola. In questo modo continuo ad andare nella stessa direzione. Posso utilizzare delle tecniche analoghe anche per individuare il posto in cui mi trovo, qualora non lo sapessi, vedendo attorno a me degli oggetti evidenti. Se ad esempio individuo un punto veramente notevole che riesco a vedere in lontananza, se prendo le misure delle direzioni in cui si trovano questi punti, che sono chiaramente segnati sulla mappa, triangolando, quindi individuando più di uno di questi punti e mettendo insieme con delle linee, riesco a capire dove sono. Più sono preciso, più chiaramente potrò essere preciso nella localizzazione del mio punto. Però è possibile, insomma, con degli angoli e un po' di geometria andare a trovare il punto in cui mi trovo, guardando oggetti evidenti attorno a me e individuandoli nella realtà e contemporaneamente sulla mappa. Abbiamo visto come nel video introduttivo, se vogliamo, sulla bussola, è possibile andare da un punto a un altro. Proviamo a ripeterlo, perché è una delle cose che utilizzo di più nell'orientino. Quindi voglio andare dal punto 7 al punto 8 di questa immagine e posso orientare la mia mappa, ma tenendola in questo modo, come qui nell'immagine, vi trovereste a dover andare, diciamo, verso destra un po' indietro, no? E non è proprio comodo. Quello che conviene fare è di tenere la mappa con davanti a me la linea che collega il punto 7 e il punto 8, quindi appoggio la bussola sulla cartina e uso il lato lungo della bussola, il bordo della base, per, o meglio, la freccia di direzione, per indicare la direzione che voglio percorrere. Quindi metto la freccia di direzione nella direzione tra il 7 e l'8. Ruoto io, me stesso, insieme alla cartina, insieme alla bussola, finché la linea del nord della mappa e il nord indicato dalla bussola non coincidono. A questo punto, anche nella realtà, davanti a me ci sarà la direzione giusta per andare dal 7 all'8. Quindi posso muovermi in direzione del mio obiettivo e mantenere l'ago e la freccia di orientamento allineati mi permette di arrivare dritto al punto desiderato. Quindi si tratta di tenere l'allineamento creato all'inizio per poterlo seguire fino alla fine. Questo era un po' i vari utilizzi della bussola. Vi propongo un paio di domande per vedere se abbiamo tutto chiaro. La prima domanda è: l'ago della bussola indica il nord magnetico, il nord geografico e il polo nord o il polo sud? Abbiamo imparato che l'ago della bussola ci indica il nord magnetico, quindi la bussola è attirata dal polo nord magnetico. Che cos'è l'azimut? È l'angolo tra due punti? È l'angolo in cui mi devo girare per raggiungere la posizione corretta? È la direzione del nord? È l'angolo tra la posizione di un oggetto e la direzione del nord? Abbiamo visto che l'azimut di una certa posizione è l'angolo tra la posizione di un oggetto e la direzione del nord. Ecco qua, questo era quanto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo sempre che potete seguire la serie Impara l'Orientino sul canale YouTube della FISO, della Federazione Italiana Sport Orientamento. Grazie mille a tutti per l'attenzione e a presto. Ciao!